Buongiorno amici, benvenuti a questa nuova esplorazione. Stiamo andando alla scoperta di una magica villa che è veramente immersa nella natura. Prima di arrivarci però dobbiamo fare una cosa un po' particolare che non è che mi stia entusiasmando tantissimo, ovvero attraversare un ponte. Il punto è che il ponte visivamente è veramente terribile. Eccoci qua. No raga, cioè io vedo sotto. Ma state scherzando? Purtroppo è l'unica strada che c'è. L'altro ponte non no, mi proprio. Cioè, rifallo Jack, scusami. Cioè, guardate come flettono gli assi, ma stiamo scherzando? Cioè, non c'è altra soluzione? Sul pezzo di ferro che è... Ma tu, avete visto? No, voi non avete visto bene. Cioè, guardate, cioè, ma vedi sotto, eh? Cioè, realmente vedi sotto. Federica va a prendere i guanti che non sono... Aspetta, ma vuoi le chiavi della macchina? Giacomo, com'è dove mancano gli assi? Ma poi è lungo. Sì, è sì. Lungo e c'è anche un cancello lì in fondo, come potete vedere. Io ho paura, molta paura. Madonna, raga. La prova del 9 la devo fare io, però. Se passo io, puoi passare tu. Ma magari tu... Magari io sfondo. Esatto, o comunque indebolisci. Guarda. Sì, no, guarda, zuma, c'è! Zuma. Ma dove sta andando? Ma... Io non appoggerei il piede destro, Madonna, c'è un guanto in più che ho bisogno di guanti per fare sto punto. Ma adesso vorrei fare un altro punto. No, ma cioè, guarda. Mancano le viti. Sì. Ce n'è una là? Là non ce ne sono? Hanno fatto, penso, una delle cose più folli di sempre. Ma guarda, cioè, poi è impossibile stare perennemente sul pezzo di ferro. Anzi, guarda. Ma neanche su una nave pirata del 1300 è così brutta la situazione. Qua se cadi poi finisci nel fiume, cioè game over subito, capisci? Vai, metti. Mamma mia, raga, ma penso che questo è veramente l'ingresso più folle che abbiamo mai fatto. E mi sento tipo i ladri di Mamma Persa l'aereo quando sono sulla fune. Cioè, sai, devono decidere se andare o meno. E quando vanno è già troppo tardi e devono tornare indietro. Stanno sottovalutando la pericolosità. Qua ci voleva il drone che ci filmava mentre attraversavamo mentre questo ponte. Cadevamo giù. Anche. Ovviamente siamo ipercombattuti perché da un lato vorremmo darvi il buon esempio, dall'altro non sappiamo minimamente se regge. Posso dire, questo ponte. Finché. Cioè, io questo se vuoi ti faccio vedere che si sfonda. Cioè, adesso Beppe sta proprio sperimentando, come potete vedere. Cioè, guardate. Cioè, sono troppo flessibili, è veramente pericoloso. Forse. Guarda questo, Matt. No, lo vedo. Non ha senso. Questa cosa io che non soffro di vertigini me la godo il doppio. Certo. Ma vogliamo vedere la ringhiera? Sì, no, non c'è niente di giusto in questo momento dell'esplorazione. Adesso siamo d'accordo. Guardate, Tia, come proprio sfida. No, ho rinunciato. Ma perché era pericoloso a un certo punto? No, di là è molto più pericoloso di qua. Non so, perché c'è proprio sotto il fiume e non è neanche basso, diciamo, il volo. No, è alto. Ok. Però forse c'è un sentiero di là. Adesso lo scopriamo tra poco. Sì. Perché certo. Si vede che è meno stabile ancora, okay, rispetto a qua vicino. Guarda, non vogliamo rischiare la vita, per cui va benissimo così. Mi dispiace per Fede che è andata a prendere i guanti, ma è troppo pericoloso. Cioè, se proprio vuoi provare fino al punto dove c'è la ringhiera che è venuta. Aspetta, giù. Te lo faccio vedere io. Che lì è il punto più brutto. Amore, tu non hai forza per tenerti da sola con le braccia se dovesse crollare tutto. Ti faccio solo, ti do una dimostrazione pratica. Questo è il ferro dove tu devi camminare su. Non mi sta guardando. Troppo pericoloso. Vediamo, Beppe se la sta rischiando un pochettino. Vediamo se tornerà intero o lavato. Cioè, che già solo tornare lavato come unico problema è ottimo. Ma non torni solo lavato. Tutto questo, amici, per andare verso questa casa qua, questo tetto che voi intravedete, guardatelo, lui, proprio, solo lui. Niente, amici, alla fine di tutto, un po' spinto dagli altri, siamo costretti a proseguire e rischiare la vita su questi legni veramente iperflessibili. Io so che la resistenza del legno è tanta, però cioè, questi veramente passavano qui sopra tutte le volte, ma che coraggio che hanno avuto. Ok, ci siamo amici, stiamo per arrivare al punto più brutto, io ho sentito davanti che si spostava qualcosa e niente, continuiamo. Cioè qua abbiamo letteralmente
il fiume sotto, così è quanto balla la ringhiera e continuiamo. Scusatemi se non girerò il telefono verso di me, ma giustamente la paura di fare quello che stiamo facendo è gigantesca, è tutto completamente arrugginito. Mamma mia, raga, perché lo sto facendo? Perché? Cioè, guardate, cioè, siamo sopra, cioè qua è completamente sfondato dall'altro lato e qua abbiamo veramente centimetri di legno che ci separano dal vuoto. Sento anche tutto muoversi. Mamma mia. E qua che cosa si fa adesso? Madonna, madonna, ma perché? Perché ho deciso di fare sta roba? Ah, c'è una spina. Ok. Gli altri sono già praticamente tutti arrivati, manco solo io. Sono quello che più ha problemi ad attraversare questi punti anche per la paura dell'altezza. Ma stiamo andando, ok? Cioè, ma questo è un legno, vero? Cioè, ma non ha senso. Ragazzi, penso che abbiamo appena fatto una delle cose più terribili. Allora, qua siamo. Cioè, qua basta prenderla male. Ma poi potrei essere un po' più corto, sto cazzo. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, Mario! Raga, siamo passati su un ponte di legno. Io queste esplorazioni qua me le aspetto, tipo, in altri stati proprio, non in Italia. Non ha senso. Siamo passati su un ponte di ferro, perché il legno non lo considererei. Ferro! Va bene, ragazzi, ora dobbiamo andare qui dietro, dove ci aspetta la villa abbandonata. Raga, proseguiamo. Qua il sentiero, tra l'altro, è battuto, quindi tanta altra gente probabilmente prima di noi l'ha fatto. È molto conosciuta, ragazzi, nel mondo urbex, questa villa? No, intanto. Ok. Quindi abbiamo anche un qualcosa probabilmente di interessante e originale soprattutto. Beh, la vegetazione è cresciuta molto, quindi è scontato dirlo, ma sono anni. Sì. No, no, questa è una novità anche per me. Ma come fai a dire che è cresciuta molto la vegetazione? No, dico, c'è molta vegetazione, quindi sicuramente abbandonata da un sacco di tempo. No, no. Tra l'altro, quanto è bello avere un piccolo fiume così mentre sali verso casa. Allora, continuiamo. Guardate qua. Ok, ora si sale. Queste sono scale. Sì, è vero, sono scale completamente coperte dalla natura, che è una cosa bellissima, solo che è veramente assurda come situazione. Allora, proseguiamo, continuiamo a salire, nella speranza di trovare presto l'ingresso. Urca, state attenti qua perché si scivola. Sì, so se di qua o di là. Il problema è che non vedi un cazzo. Ehi. Hai visto qua? Che cos'è? Ti faccio un'altra citazione che magari non conosci, ma qua siamo in Turok. In Turok. È un gioco della PlayStation 3. No, era uscito addirittura per il Nintendo 64. Ma pensa a te. Bellissimo. Allora, qua adesso i ragazzi stanno cercando di capire qual è la direzione giusta, perché entrambe le direzioni prese ci costringono ad andare dentro la vegetazione. Occhio alle spine qua. Quindi è qua, ragazzi. Allora, se ci sono le spine mi metto sul cappuccio. Ragazzi, il cappuccio, quando si tratta di attraversare i rovi, è il mio migliore amico. Dopo Beppe, ovviamente. Allora. Yeah. Ok. Sento tutte le spine che si attaccano ai vestiti. Madonna, stavo cadendo. Ragazzi, attenzione, ci sono le liane per terra. Ed eccoci qua. Da un lato abbiamo le ortiche grandi come bambini di 12 anni. Qua invece abbiamo questi rami con delle spine terribili. Quindi diciamo che la vegetazione non aiuta l'esploratore medio, purtroppo. Ok. Saliamo. Vediamo se troviamo qualcosa qui. Come potete vedere c'è traccia di quello che in teoria forse non era solo un magazzino, perché lì in fondo vedo un piano rialzato, quindi non so se è già la casa in sé, però è tutto veramente crollato. Continuiamo a seguire i ragazzi, in teoria ci porteranno all'ingresso ufficiale. Ed eccoci qua, infatti. Qua c'è un'altra finestra. E qui abbiamo la casa. Piccola nota, prima di arrivare dentro la casa, questa in teoria era conosciuta come Villa del Glicine, proprio perché ci doveva essere il glicine sulla parete della casa. Purtroppo mi sa che siamo arrivati in un momento in cui non abbiamo la fortuna di vederlo. Peccato. Eccoci qua, qua abbiamo un'altra stanza, sempre magazzino, non abbiamo ancora trovato l'ingresso ufficiale. Continuiamo a seguire i ragazzi passando veramente nei meandri, nel cuore della terra e della vegetazione di questa zona. Guardate che è assurdo.
Dai! Raga, una mano dietro. Sono bloccato. Aia! Aia! Porca di una miseria! Ah! Sì! Ah, ancora! Sì, a parte le spine, tutto a posto. Beato te. Allora, forse questo era un altro accesso più facile, non lo so. Ma questo è l'ingresso ufficiale, ufficialmente. Ok, amici, ci siamo. Questo è l'ingresso ufficiale. Non vedo l'ora di entrare. Beppe, possiamo dire che è stato uno degli ingressi con la più alta dose di vegetazione che io ricordi? No. Dai. No. Fammi altri esempi. La discoteca con la piscina che abbiamo visto con Giulio. Quando siamo dovuti passare tutto vicino al lago. Ah. La... Però non c'era questa mole di vegetazione. No, era di più, facevamo fatica proprio. Sono dovuti strisciare Marco e lui sotto una roba così, se ti ricordi. Mamma mia, non mi ricordo più. Abbiamo fatto così tante esplorazioni che sto iniziando a dimenticare. Devo ammettere che è epico. Entriamo allora, andiamo alla scoperta di questo incredibile luogo abbandonato. Come potete vedere c'è... cioè i gradini si vedono a stento, cioè è pazzesca quanta vegetazione è cresciuta. Forse oltre a ogni cosa possiamo definirla come Villa Jumanji. Allora... ci siamo e vedo anche già degli oggetti. Com'è, Jack? Questa qua è la stanza più bella, se vuoi vederla per ultimo. Quale? Questa dietro di me. Questa dietro di te, dove c'è Fede, la stanza è la mia più bella. Questa. Ok, allora aspetta. Com'è invece, Matt? Tutto figo? È più bella di sotto. Va bene. Allora, partiamo, anche perché qua, come potete vedere, come già state intravedendo, c'è un letto. Io metterei su la camera e inizierei a filmare. Ok, ragazzi, partiamo con le riprese con la fotocamera. La primissima stanza che voglio vedere insieme a voi è questa camera da letto. Devo dire che sorprende perché è rimasta veramente tanta roba. Ed eccoci qua, amici. Cioè, guardate, nonostante fuori non diresti mai che qui dentro sia rimasto anche solo la minima cosa... è rimasta una camera da letto a tutti gli effetti. Sai che me l'aspettavo con molte più ragnatele? Infatti cioè, tutto è strano, aperto, eh? Sì, è tutto aperto. Cioè, praticamente i rami sono entrati dai vetri. Questa casa è abbandonata e... anche dai rami. Esatto, cioè, anche dagli animali non lo vogliono. Cos'è? Non lo so. Che schifo. C'era un ragno che si muoveva velocissimo. Tra l'altro, come potete vedere, lì sono rimaste una marea di medicine, di cose che probabilmente... prendevano i proprietari. Chissà, non mi sembra neanche un letto matrimoniale, mi sembra una piazza e mezzo, un qualcosa di grande per una persona. E poi c'è solo un cuscino. Qua sono rimasti anche dei cappotti e delle sciarpe. Belle le sciarpe. Chissà se abbiamo delle informazioni, dopo gliele dobbiamo chiedere ai ragazzi per capire se qualcuno abitava qui dentro. Sì. Qualcuno sa che cos'è il McCulloch? McCulloch. Non ne ho idea. Sembra il mio cognome in inglese. Manufacturing. Non capisco. Però sì, è impressionante che sia. Australia Worldwide Service. Tutti questi vestiti, purtroppo alcuni di essi anche sono stati buttati a terra. Vede un documento? Una lettera. Beh, ci sia dentro qualcosa. Proviamo a capire. E c'è scritto dottor, poi farmacia. Farmacia bella gamba. Magari era una ricetta. Però sembra una busta perché vedi contiene. Sembra che c'è qualcosa. Un cerotto. Sì, è strano, c'è questo tondo lì dentro. È aperto. Se riusciamo a sbirciare senza rompere è la perfezione per noi. Cos'è? Sembra un tampone. Qualcosa. Un tampone. Cioè, non lo saprei so, proprio. Sono dei cerotti. Magari chissà. Dei cerotti con un principio attivo. Ecologico. Lo scopriremo prima o poi. Ok, allora, Jack, sai dirci qualcosa della storia di questo posto, visto che tu sei il nostro storico praticamente ormai? Guarda, non sappiamo quasi niente. Ok. Adesso stavamo scovando per trovare qualcosa, ci sono una foto di un matrimonio. Ok. Dei calendrini di 100 anni. Di 100 anni? Sì. E un calendario dell'88 che secondo me l'abbandono ci sta. Ok, sì. 88. Sì, ma proprio anche... Vabbè, lasciamoli lavorare. Stanno elaborando i dati, per stanno noi. Raccogliendo... E poi ci racconteranno una storia tipo fantastica. Quelle trasmissioni, sai, tipo Ciao Darwin, che poi alla fine del giro ti danno il punteggio uguale. Quindi dove altro possiamo entrare adesso? Qui, questa qua che è la cucina. Non lo sapete, ma lui anche l'ha detto al giro, proprio perché sa già che cosa c'è qui dentro e quindi sa dirci come muoverci al meglio. Cosa hai trovato? Niente. Diuretico.
diuretico. Ci sono un sacco di medicine a terra, tra l'altro, questo l'abbiamo capito, ma come anche un sacco di vestiti, cioè guardate quanta roba è rimasta. Un topolino. E lì c'è anche un topolino. Dell'84. Ragazzi, avete un coraggio a toccare le robe, sì, senza guanti né niente. Ma cioè, forse è un problema nostro, Beppe. Cioè. No, ma io se facessi così starei poi con le mani tipo infermiere finché non le lavo. Sì, c'è esatto. Maradona. Cioè c'è Maradona, giovanissimo tra l'altro. Chiedo 50 miliardi. No, vabbè, assurdo. Non so di che anno. Questa è proprio cronaca antica. Ed ha trovato invece un bel foglio con delle scritte. Chissà se ci può raccontare qualcosa. No, i Garibaldi. Garibaldi? Così. No, aspetta. Personaggio storico rilevante, tra l'altro. Ne stiamo parlando come se fosse normale. Ma magari era il loro cane che si chiamava così. Garibaldi, Niccolò, Andrea, Giuseppe. Non so quanti nomi avessi. Mittente della lettera, così. 7-8-1891. Ma 1891? Sì. Raga, è tanto vecchia. Certo che è tanto vecchia, cazzo, c'ha più di 100 anni. Più di 100 anni abbondanti, ce n'ha 130. 130, sì. Beh, Fede, ti diamo del tempo per leggerlo. Premesso che il figlio... è scritto in aramaico antico. Vabbè, del 1800, Certo. Cosa diranno di noi tra 100 anni riguardo le nostre scritture? Anche se ormai è tutto su computer. Telefono, computer, iPad. Lo scopriremo. Abbiamo trovato una chat WhatsApp. Così saranno le esplorazioni del futuro. Allora, entriamo qui dentro e scopriamo che cosa c'è. Cosa c'è, Beppe? Allora, abbiamo una cucina? Era forse una cucina. Mix, cioè nel senso. Sembra, sì, un cucinino. Entriamo. Vedo solo il frigo da cucina. Sì, non vedo è vero. Allora, qua abbiamo anche una vecchissima radio, un setaccio, dei pesi per questa bellissima bilancia d'epoca. E qua abbiamo un frigo dove è una delle rare volte in cui ci fanno il favore di tenerlo aperto. Sì, vuoto. In modo tale c'è che... C'è una birra forse. C'è una birra. Cos'è? Una champagne. Vediamo. Un brut. Sì, è vero. C'è rimasta addirittura una bottiglia. Ti devo dire, Beppe, che trovo tutto estremamente affascinante. Cioè, è di un decai clamoroso. Cioè, veramente. L'abbandono come uno se lo immagina. Però con degli oggetti. E guarda qua, non l'avevo visto prima. Qui abbiamo la foto degli sposi. La foto degli sposi, la foto di un matrimonio. Cioè, bellissima, chissà di che anno è. Spero di riuscire a trovare delle informazioni. L'immagino col banco ottico per scattarla. È vero, sì, sì. 5 minuti fermi. Con la cenere in mano. Assurdo. Hai visto come hanno tirato i cavi qua invece? Sì, è vero. I cavi non sono così antichi come di solito li vediamo. E tra l'altro sono tirati veramente a regola d'arte. Penso che chi ha fatto questo lavoro amasse il cable management di cui parlavamo nella scorsa esplorazione. E qui Beppe giustamente ora mi ha fatto notare una cosa che c'era veramente sfuggita. Ma quella coca di che anni è? Esatto, vorrei capire di che anni è questa bottiglia di Coca-Cola. Ragazzi, mi avvicino. L'avete vista questa Coca-Cola voi? No, io non l'ho vista. È assurda, guardate che roba. Ma avrà 50 anni? È in vetro, Sarà degli anni 60 almeno? Che bella. È molto Jack, bella. Jack, tu che non hai i guanti. Vinci e stravinci. Aspetta che... Te la giro? No, la prendo io, dai. Allora, prova a vedere se troviamo una data, un qualcosa. Nel tappo... Però mi sa che è stato proprio cancellato dal tempo. Sì. Che bello il tappo, oltretutto. Niente, Beppe, non troviamo. Piacerebbe un sacco. Raga, del 91. Nel 91? Tutti i premi sono da richiedere entro il 15-11 del 91. Sai che gli davo qualche anno in più? Allora, amici, devo dire che è una villa che mi piace molto. Proprio perché a me piace tanto l'abbandono. E qui c'è il perfetto mix di luogo abbandonato misto comunque a un luogo ben conservato, perché comunque ci sono ancora tanti mobili, tanti oggetti, tanti ricordi rimasti. Sicuramente non siamo i primi a essere venuti qui, tanta altra gente c'è passata, probabilmente anche dei vandali che hanno contribuito a mettere disordine nelle stanze che abbiamo visto finora. Però è affascinante, per un esploratore questo diciamo che è il mix giusto, perché non ci rimani male, perché è tutto troppo ben conservato, quindi dici oddio, sono in una situazione un po' strana, e allo stesso tempo è anche agibile, è tranquillamente visitabile come posto, a parte il ponte che avete visto all'inizio del video. Quindi per ora ottimo. Sono veramente curioso di vedere le stanze che ci hanno detto i ragazzi di vedere per ultime, proprio perché sono le più belle. Quindi è bello sapere che c'è ancora del meglio da vedere.
sento un sacco vociare i ragazzi dall'altra parte. È fantastico, sembra di guardare. Adesso loro non sanno che li stiamo riprendendo. Sì, sì, sono assorti. Sembra tipo quegli spazi di coworking dove si continua a dire: ma tu ce l'hai quello, quel nome, che ti torna questo nome qua. Stanno trovando tutti i documenti e stanno cercando di risalire una storia. Federica ha trovato proprio il suo mondo con loro. Guarda. Sì, 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 è perfetto. Cioè, è il gruppo definitivo questo, perché noi facciamo le riprese tutto e loro scoprono tutto quel lato che di solito non abbiamo il tempo di verificare, di trovare da soli. Sono bravissimi, guarda, molto. Sto leggendo tutto. Sì, 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 senza guanti, ripeto. Cioè, questa è una cosa che è proprio la cosa che ci fa star male. Allora, Beppe, qua che cosa abbiamo? Finalmente la cucina, infatti non mi tornava che fosse una cucina, non vedevo la cappa, non vedevo... Hai ragione. Questa sì. È la cucina. Sembra messa male. Allora proviamo ad entrare, vediamo se si riesce. Se ti posso dare un consiglio, mettere solo dentro la testa. Ok, cioè ragazzi, il muro a destra non so se è normale che sia così. No, ma è impressionante, tra l'altro, cioè è letteralmente tutto mangiato. Sì. Qua è proprio a rischio crollo pesante. Non vorrei venisse